Questa è la mia seconda esperienza al giro. Prima l'abbiamo fatto in ottobre e non siamo riusciti a terminarlo. Quest'anno sembra che sta andando tutto bene, siamo nella bolla. L'ambiente è molto sobrio, stiamo mandando anche al giro un grande messaggio di green, di energia pulita. L'ambiente è molto simpatico e c'è anche una grande passione che sta venendo fuori per il giro E. Un po' la nostra giornata tipica di lavoro, come funziona: noi alle 6:30 la mattina arriviamo in tappa, dobbiamo montare una cucina da campo con forni, lavastoviglie e tutto quello che può servire per cucinare, per preparare deliziose pietanze che prepariamo per il giro E. Dopodiché ci stacchiamo, veniamo ognuno alle nostre postazioni, io al giro E, poi abbiamo tre truck olandesi, Dante, Caravaggio e Raffaello. Allora, in questi hospitality vengono accolte sia le personalità, le autorità del luogo dove siamo, i sindaci e gli assessori. Uno è riservato agli sponsor, dove prepariamo sia dei piatti caldi, dei piatti freddi e anche per i ciclisti. A giro E abbiamo anche una grande abbondanza di birra che viene apprezzata tantissimo, lo sponsor è San Gabriel. Abbiamo un prosecco rosé che è la storia. E caffè Segafredo. Ai buffet abbiamo i nostri uomini, siamo una quindicina in staff qui alle partenze, altre 15 persone sono all'arrivo. Al nostro buffet qui al giro E abbiamo Marco, che è sempre lieto di servire delle pietanze perfette ai nostri ospiti. Siamo ormai a giro di boa, domani siamo alla metà del giro e non vediamo l'ora di arrivare a Milano. La nostra società si chiama Catering Sport, abbiamo sede a Gallarate, vicino Varese, ed è 10 anni che seguiamo il giro, con grande soddisfazione.